per la Serie A. Prima vittoria esterna del Bari, ascoltiamo Fascetti. Parte della Vendola, la riscossa del Bari? Ma noi non siamo mandati, ripeto, l'unica partita un po' brutta è stata con la Regina in casa. Per il resto è una squadra nuova, giovane soprattutto, perché abbiamo i tre attaccanti più vecchi a 19 anni. Ci vuole calma e ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza, dice Fascetti, ma intanto, Mimmo, due sostituzioni e due gol negli ultimi 6 minuti. Coincidenza o magia? No, non è né coincidenza né magia. L'intelligenza del tecnico in panchina di sapere quando c'è un giocatore magari che ha dato tutto come Ventola e uno lo sostituisce e quindi poi è la mossa giusta. Io ho visto la partita, non so, della Fiorentina che entra in campo Robbiati, mi pare fa il passaggio gol e quelli fanno il secondo gol contro lì in Coppa UEFA. Quindi ripeto, non è né magia e né improvvisazione. È come si dice, il tecnico che al momento opportuno vede la partita e trova le soluzioni giuste. Il Bari ha oggi un piccolo problema per il mio, che è una squadra che può senz'altro puntare per la Serie A e deve andare in A perché una città come Bari merita la Serie A. Quindi forse c'è il problema che ancora c'è in proiezione un grosso giocatore che è Ventola, che magari oggi forse servirebbe un uomo con più esperienza. Però andare a prendere uno per il gusto di prendere qualcosa, se si trova un altro A sul mercato, penso che Vincenzo Materessi lo comprerebbe subito. Quindi è stato costretto a vendere Protti perché Protti non poteva più restare a Bari. Quindi dai ragione a Fascetti quando dice che lui di punte non ne ha bisogno? No, ma lui di punte non è che ne ha bisogno. Fascetti punta molto, penso, su Ventola, c'ha Guerrero e pensa che all'occorrenza un giocatore come Vivaio, che oggi non sta rendendo al massimo. Io ieri ero in tribuna con Governato, che sono andato a prendere la Brindisi perché è venuto a vedere la partita e quindi parlavo proprio di questo Vivaio che è entrato nell'operazione. Non è che il Bari è andato a prendere Vivaio, Vivaio mi pare che si chiama, ma l'ha preso nell'operazione Protti. Quindi a un certo punto addirittura pare che per